Ciao Serino, un commento sulla partita. Un commento sulla partita. Dopo te lo faccio, la prossima volta. Sì! Forza Catanzaro sempre! Dai! Commento positivo, abbiamo giocato benino, non bene. I punti ci servono anche in virtù del 15 dicembre che si aspetta con ansia. Però questi ci servono e abbiamo giocato bene. L'arbitraggio ha fatto schifo, proprio specialmente negli ultimi minuti, in quelle risse, l'arbitro si è fatti i fatti suoi. No, abbiamo giocato bene, è stata una bella partita, però possiamo dare ancora di più, anche se la squadra del Fondi è una squadra ostica, molto ostica. Un saluto da questo personaggio qua. Viva Catanzaro! Siamo contentissimi, i nostri amici sono amareggiati, però noi vinciamo ancora. Va bene, ciao, forza Catanzaro. Siamo forti, siamo grandi, siamo grandi. Dionigi ha cambiato tutto. Okay. È un complimento sempre alla curva, grande curva. Quelle che si soffrono, quando si soffre, sono le più belle soddisfazioni che si hanno. Però abbiamo vinto, abbiamo sofferto, però abbiamo vinto. Che non ti lasceranno solo mai. Per lo stivale ti seguirò, il Catanzaro è il nostro grande, grande amore. Beh, comunque il Catanzaro comunque ha giocato bene, abbiamo un po' sofferto, purtroppo ci mancavano uomini, ma l'uscita anche di Maida, comunque bella partita e bel gruppo. Abbiamo lottato per vincere questi tre punti che sono molto meritati dalla nostra squadra giallorossa. Ripeto, quest'anno noi dobbiamo arrivare verso i quarti di classifica e questa posizione è molto buona, ripeto. Una squadra trasformata a livello psicologico, una squadra che ha dato l'anima, una squadra che prima non era così. Adesso vediamo gente agguerrita, gente che giocano sul pallone, marcature, 3-4 persone, forza Catanzaro sempre nella vita. E il Catanzaro è trasformato, un Dionigi che sta portando una squadra verso l'alta classifica. Complimenti a tutti, complimenti perché stanno dando il cuore e quindi è un Catanzaro che merita tutto. Complimenti a tutti. Grazie e forza Catanzaro. Dunque stiamo crescendo con questo allenatore e volevo dire una cosa. Siamo, come dice l'ingegnere, stiamo andando in fuga. Oggi una partita difficile contro una squadra ostica che ha portato risultati a Trapani, ha giocato con il Catania e quindi noi adesso andiamo per la nostra strada. A gennaio con chi arriverà ipotechiamo il campionato e poi facciamo... Oh. E poi facciamo quindi il Catanzaro, cioè... forza Catanzaro. E comunque volevo dire una cosa che riguardo le scommesse andiamo bene. È arrivato il primo risultato, si vede, stiamo crescendo, ci siamo. Prossimo risultato deve essere 3 punti, a forza. Grosso Catanzaro, grazie a Dionigi, grazie alla Presidenza, che dire, siamo soddisfatti, avanti così, finalmente vediamo i giocatori che sudano la maglia, questa è la cosa fondamentale, di questo ne dobbiamo dare merito a Dionigi, per il resto che dire, avanti così perché potremo fare veramente bene, sono felicissimo, grazie Presidente. E la vittoria ci voleva, anche questa sera, anche soffrendo. L'importante era vincere perché il gioco si sta vedendo che sta migliorando con questo allenatore, quindi spero che facciamo più punti possibile. Penso che finalmente sappiamo soffrire, abbiamo sofferto però abbiamo meritato la vittoria, con un arbitraggio insomma all'inglese, diciamo che è stato bravo anche lui, però il Catanzaro c'è. Che cosa non ti è piaciuto? No, per me, a me piace vedere la squadra giocare così, che combatte, poi il risultato quel che viene viene, poi non abbiamo punte. Purtroppo è questo. Sì, si vede un cambiamento, si vede. Purtroppo l'infermeria è quella che è, quindi. Con un commento a caldo sulla partita. Io non vedevo la squadra da 2-3 partite in casa. La vedo nettamente cambiata e migliorata. Credo che sia merito dell'allenatore soprattutto. E poi non so dal punto di vista della condizione fisica che cosa sia accaduto in meglio, se era stata mirata a farla ad arrivare in condizioni più avanti oppure c'era un piccolo difetto e l'allenatore l'ha corretto in qualche modo. Però devo dire che sono rimasto abbastanza contento della prestazione di tutti e sono contento di Nicoletti che finalmente si è espresso a discreti livelli. Che non ti non ve li daranno mai.
grande amore. Pura Dionigi funziona. Sono molto contento, è una bellissima squadra, ho fiducia, molto fiducia, e vinceremo i playoff. Dove può arrivare questo Catanzaro? In Serie B. Ma tramite i playoff o diretti? Playoff per il momento, e poi secondo te manca qualcosa a questa squadra? Magari qualcosa in difesa si può aggiustare, però va bene così. Forza giallorossi, ale ale ale, viva l'Italia. Allora, sentiamo il parere anche del il gentil sesso in questo momento. Cosa ne pensi del Catanzaro? Vabbè, oggi abbiamo racimolato questi tre punti che sono essenziali, e sono contenta perché, pur non essendo una squadra a regime, quindi abbiamo dovuto tamponare un po' con i ragazzi più giovani, abbiamo tenuto la partita, quindi questo ci fa ben sperare per le prossime competizioni, che mi auguro vadano in questo senso. Abbiamo bisogno di fare punti, di mantenere il bottino. Speriamo quindi nella prossima, che sarà in casa di nuovo, in virtù e in vista della penalizzazione, se è vero che arriverà. Ci auguriamo di no. Ma pensi che il Catanzaro sia vittima o carnefice di questa situazione un po' antipatica? Assolutamente vittima, perché è vero che la giustizia sportiva è particolare, però è anche vero che dovrebbe un pochino svilupparsi e tenere conto della contingenza. Cioè, io la società non c'entra nulla, purtroppo se c'è da fare da penalizzare qualcuno sono le persone direttamente interessate alla cosa, semmai si proverà che questa cosa è stata fatta, perché il processo alle intenzioni non lo possiamo fare, visto che quello che era stato tra virgolette concordato non è avvenuto. Quindi io proporrei che comunque la giustizia sportiva si evolvesse in un certo qual senso, e quindi se un calciatore ha fatto qualche combine dovrebbe pagare a livello personale. Come? Sono un pochino dura, radiandolo. In questo momento vorrei avere un colloquio con il mio caro amico Mario. Siamo stati grandi. La squadra sta cambiando dal nuovo allenatore in poi, sta cambiando, sta giocando, sta dando l'anima nel campo. Siamo contenti così e speriamo che continui ancora così. Ecco, e speriamo gli innesti nuovi del nostro presidente Floriano, che ci aspettiamo. Dove arriverà il Catanzaro? Mi auguro non in Serie B sicuramente, però che faccia ancora queste belle partite e continuiamo ancora a uscire dallo stadio del Ceravolo con un po' di soddisfazione in più di quelle che abbiamo avuto in questi anni. E la vicenda Moneghetti, che ne pensi? Mi auguro pochissimi punti, perché sennò saremmo rovinati. Allora, il Catanzaro, se continua così, arriveremo subito nei play-off. Però dovremmo essere un po' tranquilli, perché noi passiamo da un eccesso all'altro, vinciamo e siamo tutti allegri, non riusciamo a vincere una partita e abbiamo dei problemi mentali. Quindi se noi continuiamo con la calma dovuta arriveremo ai prof tranquillamente. Tu che mangi il panino in questa serata fredda giallorossa, che ne pensi del Catanzaro? Nel Catanzaro ne penso benissimo, come ho sempre pensato. Oggi abbiamo fatto una partita che è importante, abbiamo una vittoria a 20 anni. La luna era pure a favore, se è stata a favore ci guardava oggi. Sono contento. Dove arriveranno i giallorossi? Così andremo molto in alto, perché già stanno facendo dei progetti, ho sentito dire dei progetti per lo stadio buoni. Per dare un senso a questa intervista, diamo un morso alla classifica. Questo del morso alla classifica.